Bentornati alla Civil Week 2022, ci troviamo ora in zona Porta Romana. Siamo qui all'evento Ciceroni non si nasce ma si diventa. Sono qui con Luca Baroni che ci presenterà questo bellissimo progetto. Buongiorno, sono Luca Baroni di Area Porta Romana, che è una delle associazioni che fa parte delle libere associazioni di Porta Romana. Oggi qui parte il primo di una serie di eventi promossi dall'associazione Aiutiamoli, che è un'associazione che aiuta pazienti psichiatrici attraverso molti volontari, attraverso tante opere, tra cui una cosa molto bella è la cura del verde, la cura delle aiuole, la cura dei giardini dell'acquastalla. Qui oggi ci sarà una Pier Francesco Sacerdoti che ci racconterà la storia di questo quartiere e come questo quartiere si evolverà nel futuro, quindi tutti gli edifici industriali di Porta Romana e come appunto l'ex scalo di Porta Romana si tramuterà nei prossimi anni. Dopo ci saranno una serie di altri eventi, tra cui uno molto importante sarà quello proprio che vedrà protagonisti Ciceroni, i ragazzi dell'associazione Aiutiamoli, che porteranno e racconteranno il Teatro della Guastalla e i giardini della Guastalla e il Teatro Carcano, quindi racconteranno e porteranno i visitatori a scoprire la storia del quartiere. Ok, quindi il primo evento inizierà da qui e ci sarà un architetto che partirete da qui e farete un vario percorso? Sì, il Pier Francesco Sacerdoti appunto ci racconterà, gireremo proprio intorno allo scalo andando a vedere quelli che sono gli edifici storici, la loro conservazione, come alcuni stanno per essere restaurati e risistemati e anche i nuovi edifici, quindi la Fondazione Prada e gli edifici che si sono creati negli ultimi anni, e ci racconterà anche come appunto cosa verrà costruito, come quest'area si trasformerà, quest'area che adesso è vuota diventerà un'area deputata appunto al verde, a nuove abitazioni e al villaggio olimpico per le prossime Olimpiadi. Beh, un bellissimo progetto direi, ma come mai avete scelto la Civil Week per presentare questa iniziativa? Ma tutte le associazioni di Porta Romana sono sempre attive durante tutto l'anno e quindi diciamo cerchiamo di cogliere sempre l'occasione per poter raccontare la bellezza e la cultura del quartiere, quindi attraverso vari eventi. Abbiamo scelto la Civil Week proprio perché Aiutiamoli è primariamente in prima linea per l'aiuto con tutti i suoi ragazzi, con tutti i suoi laboratori. E quindi abbiamo scelto la Civil League perché è un modo anche per raccontare appunto l'operato di tanti volontari che aiutano che attraverso insomma, l'educazione aiutano a scoprire il quartiere e le sue molteplici aspetti. E ci saranno tanti partecipanti a questi eventi di oggi? Speriamo di sì, abbiamo ricevuto tante adesioni, quindi perché ci sono tanti eventi, c'è un palinsesto molto ricco e con tante cose, anche cose che riguardanti il teatro, riguardanti la musica, e sì, ci saranno molti partecipanti, sarà molto, soprattutto molte persone del quartiere, ma non solo. Ok, beh, bellissimo. Invece cosa si aspetta da questo evento? Cioè, spera che le cose miglioreranno, che cambieranno, che le persone conosceranno Porta Romana? Sì, siamo sicuri che le persone conosceranno di più non solo Porta Romana ma anche tutte queste associazioni tante che aiutano il quartiere attraverso i volontari, un lavoro volontario che tendono a curare il quartiere di Porta Romana, e soprattutto conosceranno una serie di associazioni che lavorano molto bene insieme, che insieme fanno tante cose, quindi anche un esempio di associazionismo tra le associazioni, quindi un esempio di grande collaborazione, di amicizia che ci porta a fare sempre molte cose. E invece in un futuro avete magari in mente altri progetti da fare, altre iniziative? Di progetti ne abbiamo sempre molti, anche troppi. Sì, senz'altro faremo anche qualcosa, adesso ci sarà la Design Week a giugno e quindi senza dubbio faremo ancora delle cose per la Design Week, senz'altro. Questa è una delle prime tappe future. Beh, grazie mille. Allora Luca, grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi. E niente, grazie per averci ascoltato.